copiato tutto da te, Madonna. No, signor Margiolio, no. Stavo delle ospiti. Scusate, ma si è perso il barboncino Iaco della Mosette. Ma chi se ne frega? No, perché eravamo allo studio di là, a un certo punto è entrato Vissani, ha visto il barboncino, ha fatto l'agnello, lo facciamo flambé. Invece il cane è scappato completamente. No, guarda. Io mi scuso. Devi smettere di interrompere questo mio programma. Non credo che c'è bisogno di scusarmi, anche perché Amanda tu hai fatto una cosa che non dovevi fare, perché hai preso appuntamento da Marcella a Chambellisé e ha disdetto l'appuntamento e è rimasto il buco sabato pomeriggio, quella anche persi i soldi, non mi sembra giusto. Comunque volevo... Si immagini se vado lì a farmi toccare i capelli. Ah, tu non vai da Marcella, no, da quando gli deve 40 euro sicuramente non giove più, è chiaro. No, volevo dire, sono contento anche di conoscere i Christmas, che io seguo da tanto tempo. Ma che Christmas? Christmas! E sono due plurale, non conosci l'inglese, evidentemente. E volevo dire che... Io li stimolo da tanto tempo e credo che sia importante anche conoscere quello che hanno fatto. Io credo che sia bello quello che stai facendo in questa trasmissione, di conoscere, ricordi i loro primi pezzi ancora prima che debuttassero in televisione, i primi Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Non erano una volta Merry Christmas, Last Christmas, no. Una volta fui a New York, un signore inglese mi disse: chi sono i Christmas? Mi disse: do they know it's Christmas? E io rimasi colpito da questa frase e questa cosa mi fa pensare che loro essere italiani comunque li ha sempre un po' circongisi nel mondo musicale. Ah, e anche a me? Sì, io voglio dire una cosa, forse non tutti sanno che Krishma sono grandi intenditori di televisione e loro hanno un canale televisivo, si chiama Krishma TV, Krishma Televisione. Quello è vero. È vero, sì. è mica il primo. E praticamente dicevo che... ma cosa lo tocchi, poverino? No, c'è la congiatura. E dicevo che loro conoscono un po' tutti i satelliti del mondo e quindi sanno, possono testimoniare anche agli scettici il mio successo in Sud America, vedendo... Tu sei famoso in Sud America? Sicuramente, cara. In Guatemala il mio brano sotto copierta conmigo è ancora primo in classifica, loro possono testimoniarlo. Io non l'ho mai sentito dire, Maurizio. In quasi tutto il Sud America sei molto... Ma ci sono certe parti, così in Amazzonia. La depressione del... diciamo, non so se conoscete il mio programma musicale che faccio in Salvador, Dischio Rinchio, che ha vinto l'Armadillo d'Oro quest'anno, questo premio ampito. E comunque penso che... Sicuramente stasera se vi sintonizzate sul canale faccio un po' di promozione a proposito. No, ma sei venuto sul canale... Ma posso? Sei venuto a parlare dei tuoi dischi? No, solamente che il remix che sta, diciamo, furoreggiando a Panama, che si chiama Cielo Stretto, che è dedicato appunto allo Stretto di Panama, e sta appunto... Non vi risulta? Ci risulta. Probabilmente non volete ammettere quello che sapete, perché io credo che l'invidia sia una brutta cosa, cari Christmas. Io non voglio essere cattivi con voi, neanche con ma Amanda, che è sempre amica con me, ma credo che l'invidia sia brutta. E mi viene in mente una frase aia, di Gaetano Venoso. Ancora? Diceva, caro Maurizio, c'è bisogno di dare. Dare, dare. E se non sai a chi dare, dalla a me. Non è possibile. Vai via. Iaco, non Iaco, ti voglio più Iaco, Iaco. Vai via. Andatelo via. Allora, adesso che siamo arrivati alla fine del nostro intervista, volevo sapere cosa fate adesso. Stai preparando un remix di tutti i vostri pezzi? Ma continuano a uscire delle compilation. Sì. Dei brani missati da noi per altri gruppi, altre cose. Abbiamo fatto con i Subsonica, abbiamo fatto Nuova Ossessione l'anno scorso. E adesso stiamo preparando pezzi, però non è che si può dire stiamo per uscire. No, prima bisogna che siano belli. Noi andiamo a suonare al Cocorico, che è il posto più... Cocorico è sull'Adriatico. Sì, sì. Dove tecno. Facciamo musica tecno col computer in sala grande. Non dischi, e quello ci piace, ci piace tantissimo. Forse per questo cosa. Dicevano siamo ancora allegri, che giovani, si vede che usiamo... Sono allegri, no, è bello perché sono pieni di vita, sono pieni di energia, non sono sta gente che si ricorda il passato e dice ah così era bello, ormai è finito, no. È passato. Poi guarda, noi abbiamo una speciale ammirazione per te. Da me? Perché tu hai... Hai il senso del presente, per quello fai queste cose. Ah, io vivo solo per l'appuntamento che ho stasera. Meraviglioso! Va
bene, ringraziamo i Crisma che sono stato talmente carini e disponibili. E tanti auguri, ti voglio bene. Grazie.